Ciao ragazze, allora questo è un video tutorial di questo look che farà seguito a un video invece in cui vi faccio vedere come applico l'illuminante e come faccio il contouring con la terra. Quindi saranno due video in cui mi vedrete con lo stesso look e dove appunto che saranno diciamo una concatenazione l'uno dell'altro. Sì, sentite cose strane, perché uno sono raffreddata, due perché il mio ragazzo ha fatto un'incursione e quindi lo stavo un attimino, gli stavo praticamente dicendo una cosa. E quindi niente ragazze, io spero che questo look vi piaccia. È molto tranquillo, molto semplice e diciamo che ho cercato più che altro di dare una lunghezza all'occhio in questo tutorial. Molto, molto semplice, come vi ho detto, non appariscente, ma allo stesso tempo molto molto carino. E niente ragazze, io vi mando un bacione, godetevi il tutorial, ciao! Il look è questo. Vado ad applicare ora la mia base. Poi prendo il primo colore, che è il lilla, questo, con un pennello piatto e lo applico al centro della palpebra mobile. Con un pennellino più piccolo prendo il secondo colore, che è questo pesca, diciamo, e lo applico nella parte interna dell'occhio come punto luce e nella parte rimanente esterna. Poi sempre lo stesso colore lo porto anche nella piega. Non ti vedono, c'è il mio occhio ingrandito, quindi vai tranquillo. Un compagno pazzo, vabbè. In questo modo rivado a prendere il primo colore, ovvero il viola, e questa volta lo vado ad applicare bagnato. In modo da dare questo punto centrale di viola. Vedete? Così. Ora vado a mettere come punto luce sull'arcata sopraccigliare con un pennello di questo genere un colore matte nudo più chiaro rispetto al tono della mia carnagione. E matte, l'importante è che sia matte e non abbia brillantini.
Adesso vado ad applicare una matita marrone e la applico nella parte esterna solamente dell'occhio e all'interno di tutto l'occhio. Quindi lo applico in questa zona qui, mi fermo qua e la porto verso l'esterno. E poi nella rima interna dell'occhio. In questo modo e infine vado ad applicare il mascara. Ecco qua. Il look degli occhi è terminato. Ve lo faccio vedere un attimo meglio ed è questo qui. Come vedete è molto molto diciamo leggero, con colori molto tenui, questo lilla, questo color pesca. Però allo stesso tempo dà una sorta di allungamento verso l'esterno all'occhio e questo mi piace tantissimo. Adesso passiamo alle labbra. Allora, ragazze, sulle labbra vado ad applicare un matitone di questo colore, che è un rosa molto molto carino. È un rosa tendente al pesca. Ed ecco qua, il look è terminato. Io spero che vi piaccia, è veramente un look molto tranquillo, molto semplice, non ho voluto eccedere particolarmente. E quindi niente, vi auguro una buona serata. Ciao!